È solo a partire dai primi anni 90 del 400 che Leonardo comincia a dare forma teorica ai principi che fin dalla sua prima giovinezza avevano guidato il suo operare. A quegli anni risale infatti la stesura dei manoscritti A, B e C, il primo dei quali largamente confluito nel libro di pittura compilato da Melzi. È qui che si concentrano le riflessioni che Leonardo si propone di trasmettere ai putti pittori su quelli che sono i cardini del suo metodo: la necessità dell'osservazione diretta, il valore dell'esperienza, l'idea della pittura come scienza, prima ancora che come espressione estetica. E soprattutto il valore del disegno nel suo duplice aspetto di strumento conoscitivo e di opera d'arte. L'intento didattico poi conferisce una formulazione più piana al suo pensiero, reso ancora più esplicito dal ricorso a esempi volti a chiarire diversi concetti. Quei concetti, tuttavia, appaiono fortemente radicati nell'opera pittorica di Leonardo fin dagli esordi, facendoci capire come siano stati intuitivamente compresi e applicati ben prima di trovare una formulazione teorica. Di come Leonardo teorizzi le sue esperienze precedenti e su di essi basi le proprie riflessioni, si possono citare molti esempi. Fra questi un passo del manoscritto A, dedicato al Panneggi, dove Leonardo chiarisce che i vestimenti debbono essere diversificati di varie nature di falde, mediante la qualità del vestimento. Cioè, se uno è un panno grosso e raro, farà pieghe macaronesche e rare. Se è di mediocre grossezza e denso, farà le pieghe affacciate e di piccoli angoli. E soprattutto ti ricorda di in ogni qualità di panno di fare le pieghe in fra l'una rompitura e l'altra, grosse in mezzo e sottili ai lati. Non possono non venire in mente gli studi di Panneggi su tela di lino, eseguiti da Leonardo intorno agli anni 70. Studi autonomi, per lo più svincolati dal rapporto con opere pittoriche, superbe nature morte, come le definiva Chastel, o meglio, come lo stesso studioso sottolineava, da considerare come veri esercizi sul rapporto tra luce e ombra. Qui abbiamo un esempio di uno dei Panneggi esposti alla mostra, quello della Fondazione Custodia. E questo, il tema della luce e dell'ombra, è uno dei temi centrali delle riflessioni di Leonardo. La luce è energia espressiva, per riprendere una definizione di Martin Kemp, e dalla luce dipendono le regole di tono, colore, riflesso e luminosità, così come dal rapporto tra luce e ombra nasce il rilievo, il quale rilievo è l'anima della pittura, avverte Leonardo. Inoltre, come l'artista intuisce ben presto, la luminosità di un oggetto è esaltata se proiettata su fondo scuro. Infatti, in un ben noto passo del manoscritto Ashburnham, Leonardo afferma: «Dunque, tu, pittore, avrai una corte accomodata coi muri tinti in nero, con alquanto sporto di tetto sopra esso muro. E quando è sole, coprire con tenda, oppur ritrarre una ora sul far della sera, quando è nuvolo o nebbia». E questa è perfetta aria. Quindi le condizioni ottimali per dipingere non sono la piena luminosità di una giornata di sole, ma la luce attenuata del crepuscolo, perché è l'oscurità che consente di raggiungere una maggiore evidenza del rilievo. E prevalendo sulla luce, l'ombra è di maggior potenza che il lume, avverte Leonardo, determina la maggiore o minore intensità dei colori. Se osserviamo la Madonna Dreyfus, la cui autografia leonardiana è ribadita con forza dalla mostra di Palazzo Reale e che venne eseguita con ogni probabilità entro il 1470, vediamo che il giovane Leonardo mostra di avere ben chiaro l'effetto di esaltazione della luminosità dato dalla proiezione della figura su un fondo scuro. Grazie alle due aperture laterali, quell'aria luminosa che penetra e passa per le forate pariete alle oscure abitazioni farà il loco tanto meno che tenebroso quanto essa per foratura entra nelle parieti che circondano e coprono il loro pavimento. Quindi anche in questo passo del manoscritto Ashburnham, Leonardo esprime un concetto la cui applicazione risale addirittura agli anni del suo apprendistato presso Verrocchio. Strettamente legata alla Madonna Dreyfus, ma concettualmente più complessa, è la Madonna del Garofano di Monaco. Qui sono evidenti le citazioni da Verrocchio,
che rimandano, inutile anche ricordarle, ma insomma rimandano al celebre disegno su carta preparata rossa del Louvre, da cui sono tratti la tipologia della Vergine, il motivo delle trecce che cingono il capo, la spilla che ferma la veste. Ma altri elementi costituiscono delle assolute novità, o meglio, un approfondimento di quanto già suggerito e intravisto nella piccola tavola Dreyfus. Non mi riferisco tanto alle sorprendenti anticipazioni di motivi ripresi a distanza di anni, dall'intreccio delle pieghe lucenti dorate in primo piano che prelude al panneggio della Vergine delle Rocce, l'atteggiamento del bambino che sarà ripreso in controparte della Madonna Benoît, all'acconciatura che ritornerà negli studi per la Leda o al paesaggio montuoso che farà da sfondo alla Gioconda alla Sant'Anna. Ma mi riferisco piuttosto al tema compositivo che caratterizza il dipinto. Il gruppo sacro, infatti, è collocato in una stanza ombrosa la cui parete si apre in due bifore aperte sul paesaggio. Illuminate da due fonti di luce, quella esterna che le investe frontalmente e quella che filtra dalla finestra rischiarandole da dietro, le figure si impongono nello spazio acquistando una forza plastica che ne rileva la tridimensionalità. L'ombra condiziona il rapporto tra i colori, ne sottolinea le qualità tonali, addolcisce le linee del contorno che avvolgono il corpo del bambino in una morbida penombra. E la tavola di Monaco appare allora come una precoce messa in opera dell'ambiente accomodato con muri tinti in nero di cui Leonardo parlerà circa 20 anni dopo nel manoscritto Ashburn. Anche nel ritratto di Ginevra Benci è applicata la formula del fondo scuro su cui si staglia la figura luminosa. Qui però lo schermo ombroso è dato dai rami di ginepro attraverso i cui aculei filtra la luce, con effetti raffinatissimi che riverberano sull'acconciatura creando lustri sui riccioli. Un'altra intuizione qualifica la Madonna del Garofano come una summa di temi e di motivi che verranno approfonditi in opere successive. Il paesaggio montuoso che scolora nel fondo, scalato su 3 livelli di profondità, risulta meno percettibile man mano che aumenta la lontananza. Gli alberi e le colline in primo piano, che si trovano appena al di là delle bifore, appaiono più nitidi, mentre le cime dei monti lontani sono quasi incolori e perdono definizione. Leonardo lo spiegherà più tardi, sempre nel manoscritto A, quando teorizza le 3 nature prospettive, quella lineale, cioè quella progressiva riduzione dimensionale degli oggetti più lontani, e la prospettiva dei colori, la prospettiva di spedizione o dei perdimenti. E sono proprio queste ultime, determinate dal sovrapporsi degli strati atmosferici, che agiscono sui colori attenuandone la potenza e agiscono sulle forme annullando la precisione dei loro contorni. A questa osservazione si ricollega quella relativa all'aria grossa, cioè la presenza di maggiore umidità negli strati più bassi dell'atmosfera, che rendono più densa l'aria in prossimità del suolo, mentre questa diventa più trasparente con l'aumentare dell'altezza. Si profila così, applicando questi principi, una nuova concezione del paesaggio e della natura, più aderente al vero, alla resa atmosferica e alla modulazione dei valori luministici. Una concezione, però, i cui presupposti sono già accennati nella Madonna Dreyfus. Cronologicamente prossimo alla tavola di Monaco è uno dei fogli più emozionanti esposti alla mostra di Palazzo Reale, il celebre paesaggio del 1473 del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, prima opera grafica di Leonardo, su cui Marzia Faietti si è così ben soffermata ieri pomeriggio. Non firmata, ma riconducibile a lui attraverso la sua inconfondibile scrittura, quest'opera è stata commentata da Marzia Faietti in un saggio in catalogo che ha ripreso anche nella comunicazione di ieri, incentrato specialmente sui problemi del disegno fiorentino a penna e della sua utilizzazione da parte dei fratelli Pollaiolo. La bottega dei fratelli Pollaiolo era la bottega fiorentina di maggior successo, rispetto anche a quella di Verrocchio, e sia che si trattasse di una sola bottega, sia che si trattasse di 2 diverse botteghe, come è stato di recente supposto nella mostra nei saggi della mostra tenutasi a Palazzo al Pol di Pezzoli. Di fatto, come Marzia Faietti argomenta nel suo saggio, Leonardo non fu insensibile alle formule grafiche proposte dai Pollaiolo e la rappresentazione della figura in movimento realizzate con veloci tratti di penna, la mobilità dei tratteggi incrociati, l'apertura verso le proposte fiamminghe furono anche per lui elementi di grande stimolo.
Sono aspetti che centralmente si registrano nel disegno di Leonardo del 73, il cui tracciato è stato definito analogico, in quanto, e qui cito un passo di Marzia Faietti, costruisce le immagini della natura ricercando analogie sul piano formale e suscitando particolari percezioni visive e sensoriali. Infatti la ricchissima modulazione di segni, ora aggrovigliati, ora vergati con veloce andamento parallelo, oscillanti o a zigzag, più calcati o più leggeri, suggerisce la diversa consistenza del fogliame, compatto negli arbusti, più vibrante nelle chiome degli alberi, mostrando la capacità di Leonardo di cogliere come nessun altro la vitalità e l'energia insite nella natura. Alle osservazioni sulla qualità del disegno degli Uffizi e sui suoi rapporti con i modi grafici di Pollaiolo si può aggiungere qualche considerazione a proposito del taglio compositivo adottato da Leonardo. Il paesaggio è osservato da un punto di vista sopraelevato che consente all'occhio di spaziare in lontananza. E qui è adottata la veduta a volo d'uccello introdotta dai due Pollaiolo anche sulla spinta di esempi fiamminghi. Cosa che costituisce certamente un precedente per Leonardo. Ma quello che nei loro dipinti, e anche in questo Martirio di San Sebastiano, appare come una semplice registrazione topografica dei luoghi, sostanzialmente statica, acquista nella visione di Leonardo una valenza nuova, nata da una profonda comprensione dei fenomeni naturali. La natura, che Leonardo concepisce come forza dinamica in continua trasformazione, deve in larga parte la sua energia alla presenza dell'acqua, elemento vitale per eccellenza, capace di modificare e di plasmare la terra con il suo impeto propulsivo. L'acqua disfa i monti e riempie le valle e vorrebbe ridurre la terra in perfetta sphericità, se la potesse, annoterà Leonardo in un foglio del Codice Atlantico. Per poi approfondire in modo più scientifico nel codice Lestre le leggi del moto dei fluidi. E nel giovanile disegno degli Uffizi è proprio l'acqua che scorre nella pianura e che precipita dalla roccia formando gorghe nel bacino sottostante a animare con la sua presenza la vallata. Altro elemento che rafforza l'impressione di mobilità è la rinuncia a un unico punto di fuga a favore di prospettive multiple che ampliano lo scenario e conducono lo sguardo in direzioni diverse, secondo una percezione molto più aderente ai meccanismi che regolano la visione. A differenza della formazione rocciosa indagata con precisione geologica negli strati che la compongono, la raffigurazione degli alberi e della vegetazione è invece subordinata all'idea di suggerire il movimento, così rinunciando alla descrizione analitica delle varie specie. Ma l'attenzione botanica era già fortemente radicata nella mente di Leonardo, come risulta evidente dal vaso di fiori che appare a destra della Madonna del Garofano, di un nitore quasi fiammingo nella trasparenza del vaso, o dal disegno di Windsor raffigurante un giglio. Questo foglio è stato commentato in occasione della mostra da Carmen Bambach, che ne suppone la derivazione da uno studio precedente realizzato dal Vero, ma ne rileva anche l'affinità con l'illustrazione degli erbari italiani tardo-medievali. A sostegno di questa ipotesi possiamo ricordare che il bello erbolaro di Giuliano da Marliano è citato nel manoscritto Foster III e un altro accenno a un erbario si trova nel Codice di Madrid. E verosimilmente si trattava di erbari figurati, di cui è ricca la tradizione lombarda di Taquina Sanitatis, e non di raccolte di piante essiccate, perché tale pratica entrò nell'uso dalla metà del Cinquecento in avanti. Se poi qualche dubbio è stato sollevato sull'appartenenza del disegno di Windsor a Leonardo, Bambach stessa lo dice modellato con una delicatezza botticelliana, la studiosa ne conferma senza esitazione l'autografia, notando la presenza di una griglia prospettica tracciata a punta di piombo che ricopre tutto il foglio, particolare questo che si attaglia perfettamente ai modi di Leonardo Giovane. È del tutto superfluo sottolineare quanto la conoscenza geologica e botanica di Leonardo si riversi nella Vergine delle Rocce. Qui confluiscono le esperienze da lui maturate fino a quel momento, ma con una cresciuta padronanza del controllo tonale, della modulazione delle ombre e dei riflessi, che superano lo sperimentalismo ancora presente nelle opere più precoci. È però col progetto della Sala delle Asse che Leonardo affronta il tema naturalistico più grandioso e coinvolgente. La vastissima sala del castello, di cui tanto si è parlato stamane, mostrando i primi risultati del restauro,
doveva trasformarsi in un gigantesco pergolato dove natura e architettura si integravano, esaltando la figura di Ludovico il Moro attraverso un tema araldico trattato con una grandiosità senza precedenti. Non c'è dubbio infatti che l'aspetto encomiastico abbia larga parte nel progetto, anche se si affianca altri significati sulla cui interpretazione molti studiosi si sono cimentati. Ma quella che in altre sale del castello era semplicemente una ripetizione di emblemi, la sala delle colombine per esempio, o di stemmi gentilizi, la sala dei ducali, diventa ora un maestoso scenario dove l'architettura del pergolato con i rami intrecciati con corde dorate è sostenuta dai tronchi del gelso moro in funzione di colonne. L'assimilazione del tronco d'albero alla colonna, tema di derivazione albertiana, era stato segnalato da Luca Beltrami come motivo introdotto da Bramante nella canonica di Sant'Ambrogio, ma da porre in relazione con la decorazione della sala delle asse. Uno spunto questo approfondito da Marani in un saggio del 1982 sulle colonne a Tronconos. Ma questo scambio tra natura e architettura era già presente negli apparati effimeri realizzati da Leonardo per le feste di corte. È lui stesso a confermarcelo in un passo del manoscritto B, dove descrive, illustra anche con esempi grafici, il modo di creare padiglioni vegetali mascherando le colonne con vinchi grossi un dito cui si legano mazzoli di cime di ginepro con le cime in basso, cioè sottosopra. Poi mostra come si debbe mettere le pertiche per legare mazzoli di ginepre sopra esse pertiche, le quali sono conflitte dentro l'armatura della volta. Infine, per rendere ancora più esplicito il procedimento, disegna al foglio 54 verso un apparato con la scritta «Armadura da uno tiburio da festa». Leonardo dunque insegna a trasformare un edificio in muratura in un'architettura di fronde e festoni verdeggianti, preludio alla grande invenzione con cui trasformerà illusivamente le pareti del castello in un emozionante scenario naturalistico. Sarà però negli anni della maturità che lo studio delle piante si svincola dal collegamento dei dipinti e assume il carattere di un'indagine scientifica indipendente. Se infatti la ben nota stella di Betlemme va ancora collegata agli studi per la Leda, alcuni disegni successivi, come i due giunchi di Windsor, insieme ad altri dello stesso tipo, sembrano invece destinati a un'illustrazione scientifica, impressione accentuata in questo caso dalle note esplicative sulla sinistra. Le annotazioni di argomento botanico sono frequenti nei codici di Leonardo, ma soprattutto nel manoscritto G, databile alla fine del primo decennio del Cinquecento, che Leonardo si occupa in modo scientifico della morfologia delle piante, espone con esattezza fenomeni complessi come l'eliotropismo, cioè il movimento per cui le foglie e i fiori si orientano nella direzione del sole, o la filotassi, cioè il disporsi delle foglie secondo uno schema spiraliforme. Forse anche queste osservazioni, straordinariamente in anticipo sulle condizioni del suo tempo, erano destinate alla stesura di un trattato di botanica, collegabile, come suggeriva Pedretti, a quel discorso sulle erbe cui si accenna in un foglio di anatomia di Windsor del 1513. Ed è questo un altro dei progetti non realizzati, ma forse perseguiti con determinazione da Leonardo anche nei suoi ultimi anni. Io continuerò, scrive infatti in un foglio del Codice Atlantico, che reca la data 24 di giugno, il dì di San Giovanni 1518, in Ambosa. Un proposito espresso a meno di un anno dalla morte, ma che deve servirci di stimolo per proseguire le ricerche sugli inesauribili campi di indagine cui Leonardo si era dedicato. Grazie.